Amici romanisti di calcio pazzo, io non ci credo, ma bisogna commentare tutto quello che esce, perché giustamente se lo scrivono da un paio di giorni, due o tre, magari qualche abbocco ci sta. E allora vediamo che sta succedendo e poi diciamo la nostra. Allora, chiaramente si parte dal DS per fare tutto, per scegliere l'allenatore e per fare il calciomercato, ed è una cosa che deve essere fatta in tempo reale, quasi subito, perché è adesso che si cominciano a fare squadre per il prossimo anno. La linea tracciata da Monchi, da Massara, lo si sta capendo, insomma, è quella dei giovani italiani forti. Eventualmente, a mio avviso, potrebbe proseguire anche Massara il discorso, o eventualmente con il ritorno di Walter Sabatini. Secondo me sarebbe la garanzia migliore per il lavoro iniziato, da continuare, per una certa continuità. Se Totti può affiancare a Massara, certo, perché no? C'ha una profonda conoscenza di calcio italiano ed internazionale e gli basterebbe alzare il telefono per portare a Roma chiunque, secondo me, ovvio, chiunque, sempre portafoglio permettendo. Potrebbe anche essere interessante il discorso Petraghi, a prescindere da Conte o non Conte, a cui io non credo assolutamente, cioè non è automatico che viene Petraghi, grosso amico di Conte, quindi viene Conte, levatevi da testa ste cazzate. Però Petraghi comunque è un DS che si sta muovendo molto bene al Torino, tant'è vero che il Torino sta ottenendo risultati. Oddio, se Petraghi mi dovesse portare a Mazzarri mi suicido in diretta, io ve lo dico, insomma, è un allenatore che non ho mai sopportato. Ma veniamo al discorso Luis Campos. 54 anni, ha delle esperienze anche come allenatore in Portogallo, come osservatore per il Real Madrid, come direttore tecnico del Monaco, tra l'altro, se non sbaglio, anche quando c'era Jardim, come cazzo si dice, Jardim, e poi direttore sportivo del Lille dal 2017. Analizziamo quello che è stato il mercato di Campos nell'ultima sessione, insomma, estiva al Lille. Vediamo chi ha portato. Io vi dico i nomi senza far commenti, perché tranne un paio non li conosco, per cui non so dare un giudizio. Allora, per quanto riguarda le cessioni, partiamo dalle cessioni: Bissouma a 17 milioni al Brighton, Amadou 15 milioni al Siviglia, Malquit, l'unico che conosco, 12 milioni al Napoli, e Ballo Touré, uno dei tantissimi Touré che ci stanno in giro nel mondo, 11 milioni al Monaco. Acquisti: Iconé 5 milioni, Celik 2,50, Remi 1,40, Bamba, credo si fumi, non lo so, gratuito, e poi altri 4-5 gratuiti. Mo, secondo voi, no? Io posso essere eccitato dall'arrivo di uno così? Sarebbe un ricominciare tutto da capo, ricambiare filosofia. Basta, non ne possiamo più. È stato iniziato un certo tipo di discorso, cerchiamo di portarlo avanti. Tra l'altro, lui porterebbe molto probabilmente Jardin, questo qua, insomma, che è tornato adesso al Monaco per salvarlo come allenatore, e io direi anche basta allenatori stranieri. Per cui non lo so, io sarei per eventualmente, non lo so, raga, io non so veramente più che pensare, non ci sto a capire niente. E mi sembra chi si alza la mattina decide, dice cose, ci stanno troppi galli a cantare. Basta, io adesso sono attendista, resto a vedere, non do giudizi preventivi, do giudizi eventualmente dopo, quando le cose sono certe e sono chiare. Un saluto e sempre caccio paccio.